L'Amen Scuola Basket Arezzo prosegue la sua marcia nei piani alti della classifica battendo nettamente 88-58 al Palasport Estra la Ford Blue Bay Livorno. Gara in equilibrio per i primi 5 minuti di gioco, 6-6, poi Ramirez e Giommetti hanno propiziato l'allungo che ha messo in difficoltà la squadra di coach Angiolini. Dopo il 24-14 del primo quarto, infatti, gli Amaranto hanno continuato a macinare gioco e quando anche Cutini ha martellato la difesa avversaria, 25 punti alla fine in 26 minuti di utilizzo, per gli ospiti non c'è stato nulla da fare. Il divario tra le due squadre ha continuato ad aumentare progressivamente con il passare dei minuti, con l'Amen che è riuscita a mettere le mani su un'altra vittoria importantissima in ottica playoff, potendo contare anche sull'energia positiva di Ramirez, autore di 20 punti. Il finale di 88-58 sottolinea una prestazione molto positiva della squadra di Delia, da sottolineare negli ultimi minuti anche i punti messi a referto da Calzini e soprattutto da Bonanni al suo esordio in C-Silver. Domenica prossima Amaranto ancora al Palasport Estra, questa volta l'avversario sarà il Deni Basket Quarrata, che nello scorso campionato giocò un brutto scherzo alla SBA togliendo la possibilità di qualificazione ai playoff proprio nella gara giocata ad Arezzo. Mauro, una partita bella, non soltanto sotto l'aspetto tecnico, l'ho già detto, ma anche sotto l'aspetto comportamentale dei nostri ragazzi. Noi oggi abbiamo demolito completamente questa squadra, cioè l'allenatore ha provato sia a fare una zona press, ha provato a marcare a uomo, cioè non c'era storia. Oggi chiunque entrava, chiunque dava il suo contributo, questa è una mentalità creata un po' sicuramente grazie alla nostra società, ma è sicuramente merito dell'allenatore, quindi questo gruppo darà del filo da torcere, quindi adesso cominciamo a poter vedere un po' di luce importante. Mi dicono gli esperti dei numeri, io non sono molto esperto in questo caso, che a oggi dovremmo aver raggiunto la fase playoff. Io non so, sono un po' scaramantico per queste cose, quindi aspetto sempre la fine. Però una cosa è vera, cioè stiamo giocando una bella pallacanestro anche da spettacolo. Il fatto che oggi nell'ultimo quarto sono entrati 5 ragazzini del 2002, del 2001, del nostro vivaio, beh, è il massimo della soddisfazione.